Buongiorno, signori Baldini. Buongiorno Giulia, ci scusi tanto, volevamo chiederle un po' di consigli. Disturbiamo? No, assolutamente no, ditemi pure. Ieri sera, chiacchierando un po' nella hall con altri clienti, ci hanno suggerito di andare a visitare una piccola cittadina, Dozza. Dicono che è molto bella, è vero? Sì, assolutamente sì. Dozza è un piccolo borgo medievale immerso in un paesaggio, direi, incantevole. Ci hanno parlato di tanti affreschi fatti sulle mura della città. Sì, i palazzi, le case e anche le scuole sono diventate praticamente delle tele d'artista che raffigurano i volti e i colori di un luogo che si trasforma attraverso il tempo. Diciamo che Dozza è unica nel suo genere proprio per questo. Deve essere un posto molto bello. Sì. Tra l'altro, proprio l'altro giorno ho visto dei manifesti su una mostra che si tiene a Dozza proprio in questo periodo, all'interno della Rocca Sforzesca di Caterina, che oltretutto è una fortezza davvero magnifica. Molto. Interessante, direi. Mi scusi, è molto lontano da qui? Andreste in auto o con i mezzi pubblici? Preferiremmo in auto, sa, con il bambino, eh. Ma un 30 minuti circa. Sì, e poi è molto semplice da raggiungere, anche senza navigatore. Guardate, se può farvi comodo, posso fornirvi una cartina stradale. Noi siamo qui, vedete? Mentre qui c'è la cittadina di Dozza. Ah, grazie Scusi, approfittiamo ancora della sua gentilezza. mille. Ma certamente. Un posto dove andare a mangiare, magari qualcosa di tipico. Su internet si trova senza problemi, però magari un consiglio è molto Sì, gradito. certamente. Fra i piatti tipici di Dozza ci sono i maccheroni al pettine arrotolati su uno speciale telaio. Vi consiglio la trattoria del contadino o la trattoria Piccola Casa. Sono al centro del borgo. L'una o l'altra, sono entrambe trattorie storiche. Visto che ci siamo, un buon vino? Vino bianco Albana, signor Baldini, un ottimo DOCG. Mio marito adora i vini. Ogni volta che andiamo in un posto nuovo compriamo una bottiglia. Allora vi consiglio di visitare l'enoteca regionale, sempre all'interno della Rocca Sforzesca, un ambiente davvero suggestivo. Benissimo, abbiamo fatto bene a chiedere. Queste sono informazioni che non sempre su internet si trovano. Vi lascio anche la brochure di Dozza. Contiene degli eventi da non perdere, come la Biennale del Muro Dipinto o la Fiera del Vino. Peccato solo che non coincidano con questo periodo dell'anno. Però magari in futuro, che so, in un'altra occasione. Perché no? Torniamo spesso in Emilia, ci Sì. piace molto. Grazie, è stata gentilissima. Ma ci mancherebbe, è stato un piacere. Allora vi auguro una buona visita al borgo e ci vediamo più tardi. Grazie mille. Grazie.